Benvenuti in questo nuovo video. In questo nuovo video ci saranno i video acquisti di Mantova Comics e quelli di marzo, sbam, insieme. Allora, perché non aveva senso fare un altro video con marzo, con due o tre cose, dunque facciamo tutto una cosa, tanto quello che dovevo comprare questo mese ho già comprato, il budget ho già sforato. Allora, partiamo con una figata, è uscita la versione di The Walking Dead, il cartonato, e praticamente ci sono due capitoli interi, guardate che bello, è uscito solo il numero uno. Volevo già leggerlo da un po', è uscita questa nuova versione che il cartonato per me è irresistibile, dunque ho deciso di cominciarlo. Quando continuerà, continuerò con questa versione. Poi, sempre sulla scia tipo libri, Il mistero della scintilla, praticamente un romanzo su Bonne, con qualche immagine, diverso dalla storia principale di Bonne. Cioè, ci sono anche vari prequel, sequel, ma ho trovato il romanzo e sono molto contento di poter leggere il romanzo perché Bonne mi è piaciuto molto, soprattutto la parte iniziale di Bonne perché secondo me era più innovativa di quella finale. Poi, sempre come cartonati, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, praticamente in versione Topolino e Pippo, c'è anche quel periodo di mezzo, dunque un cartonato interessante da collezione. Poi, sempre sullo stile Disney, il 4 e il 5 di PK Giant, che mi sta piacendo come versione, perché PK l'avevo già letto. Pippo Reporter, praticamente Pippo Reporter sarebbe il 3 della Definitive Collection che sta facendo la Panini, cioè vari personaggi, varie storie, interessante. Anche questa è un'edizione nuova, ma molto bella. Poi, 13, il numero 23, mi sembra, sì, 23, l'ultimo uscito, avevo comprato tutta la serie, e sta continuando, continua molto lentamente, lo so, è una lamentela che devo fare anch'io, ma grazie al cielo continua, e il numero 23 che è appena uscito. Poi passiamo a una novità per me, perché non avevo ancora questa serie, dunque una serie nuova, i tre Adolf, ancora in cielo fanati, nel box, eccetera, la storia dei tre Adolf di Osamu Tezuka. Ho trovato ancora in cielo fanato questa versione fighissima, non ho resistito e l'ho presa. Poi, sempre di Tezuka, avevo letto Kirito, il numero 1, perché il 2, 3 e 4 non, erano difficilmente reperibili, non si trovavano, ho trovato il 2, il 3 e il 4. Perché sono manga un po' vecchiotti, tra l'altro vengono un sacco, tipo 10 euro l'uno. Infatti anche per questo avevo visto Black Jack e La Fenice, ma venivano sempre intorno ai 10, 9 euro 50 l'uno, dunque non li ho presi per un discorso di costi, perché sennò li avrei comprati volentieri. Sono vecchiotti, sono difficili da trovare, costano tanto, però cioè, un giorno uno dovrebbe averli per almeno leggere. Poi sempre di Osamu Tezuka, La cronaca degli insetti umani, un librone gigantesco, una figata, è veramente bello. Poi passiamo a qualche arretrato della collezione di manga che ho, High School di XD, praticamente uno spin-off, I contratti segreti di Asia e Koneko. Poi, sto leggendo, che per 2 euro non è malaccio, Pokémon, edito della GP mi sembra, sì, della GP. Ho letto i primi due numeri, non mi erano dispiaciuti, dunque ho preso il 3, il 4 e il 5. Tra l'altro leggo, ci vuole 10 minuti. Poi, Spirit Circle, scusate la pronuncia inglese, ma è della Flashbook, ed è l'edizione, cioè il nuovo volume che ha fatto la stessa autrice che aveva fatto Salamidare. Salamidare l'ho amato, un manga fuori dagli schemi, dunque ho deciso di dare una possibilità alla stessa opera, un'altra opera della stessa autrice. Poi, Assassination Classroom 5-6, una figata, la storia, le copertine, ogni copertina diversa dall'altra, dunque bellissimo anche Assassination Classroom. Poi abbiamo Confession. Confession praticamente è una storia autoconclusiva, un volume unico. E ci sono dei ragazzi, due persone rinchiuse, alpinisti sulle montagne, si scopre il destino di uno, cioè un po' misterioso, un thriller, dunque un volume unico, me l'hanno consigliato, ho deciso di prenderlo. Poi, sempre nuova uscita, nuovo numero 1, Dog e Scissor, numero 1, proviamo. Una storia nuova, e la trama ci sta, dunque ho deciso di dare un'opportunità. Come ho deciso di dare un'opportunità a questo manga, che era 1,99€ in offerta, come resistere. Maoyu, il re dei demoni e l'eroe. Praticamente, non lo so, mi ha tirato il prezzo più che altro, proviamolo. Mi piace quando fanno questi cut di prezzo di lancio, interessante. Poi, Attacco dei Giganti 14. Silver Spoon 12, sottovalutato da molti, posso capire che non sia il One Piece la situazione, il capolavoro assoluto, però è un manga che è interessante.
un capolavoro assoluto, Billy Bat 11, Ten Trippa, sapere come va avanti in una maniera allucinante, dunque bellissimo. Poi, sempre di arretrati, Rosario Rubber, la seconda stagione, 10 e 10. Poi, Dragon Head, 6 e 7, chi lo sta leggendo sa che è una droga, dunque, numero 6 e numero 7. Poi, io dico, non sto dicendo di tutto che è bellissimo, che eccetera, ma se leggete qualcosa di questo lo capite, Soil, altro manga fuori dagli schemi, il numero 2 e il numero 3. Storia intrigante. Sì, mi state facendo una domanda, sì, mi sto spingendo un po' più su storie, magari sto mantenendo sempre le cose mainstream, ma mi sto spingendo anche su storie magari un po' seinen, un po' thriller, un po'. Mi sto evolvendo anche in questo. As the God of Will, ho messo un off di più nel titolo, ma non importa. 4, carino. Trinity 7, il 6 e 7. Oh mamma mia, cosa ho visto. Allora, chi mi segue sa, avevo tutto Monster tranne il numero 4, dunque non potevo leggere Monster perché mi mancava il numero 4. Il numero 4 costava un bot, tipo 60 euro su eBay, era introvabile, eccetera. Ho trovato il numero 4. 4 di Monster della Panini della Deluxe Edition. Dunque adesso, finito questo video, stacco tutto Facebook, metto a leggere il Monster e ci rivediamo tra 3 giorni, 2 giorni, quando ho finito il Monster. Poi, Death Note, la Black Edition. Ho comprato la Black Edition perché avevo già l'1. Vediamo chi si ricorda cosa aveva l'1 di particolare. Non l'ho fatto vedere nei video, era una figata cosa aveva l'1 della Black Edition. Proprio perché avevo l'1, avevo guardato l'anime, ho deciso di continuare con la Black Edition. Dunque ho preso il numero 2, il numero 3 e il numero 4. Vediamo quanti di voi si ricordano perché è importante il numero 1 della Black Edition, che è molto. Poi andiamo su Master Keaton. Master Keaton avevo il numero 1, 2, 3 e 4. Ho preso il numero 5, il numero 6, il numero 7, il numero 8. Poi avete già capito come finisce, cioè fondamentalmente 9, 10 e 11, tutti quelli usciti. E praticamente con questo, a parte Yawara, tutto quello di Naoki Urasawa ce l'ho in questo momento. Yawara era in programma di comprarlo in fiera, ma purtroppo la Panini non l'aveva portato, mi ha detto simpaticamente compralo sul sito. Ok, io mi sono fatto 200 km, ho pagato l'autostrada, ho pagato la benzina, ho pagato il biglietto per entrare, arrivo lì con i miei soldini, arrivo da vorrei Yawara, compralo sul sito. E allora me ne stavo a casa, risparmiavo benzina, autostrada e il biglietto d'ingresso, eravamo tutti felici. Su questa cosa poi bisogna aprire un discorso, lasciamo stare. Allora, figure, è arrivato il momento delle figure. Abbiamo preso qualcosa di Dragon Ball. Allora, della Bandai, Son Goku. La Bandai sta facendo questa nuova versione, questa nuova collezione di Dragon Ball, che secondo me è una figata. Le figure zero, praticamente, di Dragon Ball. Non ho mai fatto una serie di Dragon Ball perché non c'era mai una serie. Che serietà. Ed è uscita questa serie, una figata, spero che non rifacciano gli stessi personaggi in 8 pose perché sennò perde la serietà che ha, tipo Goku l'ha già fatto Super Saiyan, è normale, lo faranno anche con Vegeta. Poi vabbè, piccolo, junior, come volete chiamarlo, è enorme, guardate la differenza. E la serie è la stessa, Cioè, vabbè, posso capire il mantello, eccetera, ma l'hanno fatto enorme. Comunque una bella serie, sono contento perché magari prima non avevo tantissime figure di Dragon Ball, con questa serie posso andare un po' anche sul lato Dragon Ball. E poi passiamo a una figata, avete già capito, Soldatino e Rebecca Bimba. La figata è che sono alti uguali, cazzo, sono alti uguali e sono da mettere vicini. Se vedete anche sul retro si possono mettere vicini, si compone la cosa, ok. Ora non vi dico la storia che c'è tra Rebecca, Bimba e Soldatino, perché se non mi leggete, se chi mi sta ascoltando non sta leggendo le scan One Piece in italiano, le ultime uscite, mi ammazza perché li spoilerò tutti. Comunque, Soldatino, per chi sta leggendo le scan, ha un grande significato vicino a Rebecca, Bimba, e sono anche una figata. Vi faccio vedere anche i lati. Guardate che bello questo lato qua, come messo così. Dunque, ho voluto questi due personaggi fortemente, li ho trovati, dunque contento. Allora, tutto questo che avete visto è tutto quello che ho comprato al Mantova Comics. Per
fare un bel video, eccetera, metto insieme anche le altre cose che avevo già comprato questo mese, almeno facciamo Mantova e il video di marzo acquisti insieme, perché sennò facevo un video di marzo con due cose, non aveva senso. Allora, Orfani, il numero 4, ho letto i primi tre, la storia è una figata, sta andando nella direzione in cui pensavo e mi piace, questa edizione poi cartonata, io sapete che non resisto e dunque ho deciso di fare Orfani in questa edizione. So che è già uscita la seconda edizione nella versione edicola o comunque normale, io voglio anche la seconda edizione di Orfani in versione cartonata dove tutte vicine viene uno spettacolo. Anche perché il colore delle copertine, eccetera, ha un senso anche come storia, dunque non è fatta a caso. E poi il capolavoro di questo mese. Zelda della First 4, figo, guardate che bella. L'avete già visto, ho fatto un video a parte, una figata. Chi non l'ha vista gli metto un link in un quadratino per andarselo a vedere, perché è veramente, veramente, veramente una bella figo. La First 4 sta facendo un bellissimo lavoro ed è una figata. Io amo Zelda, lo sapete, anche io non sono Zelda fan, cioè comunque sono veramente contento di questa figo. Questo è il video acquisti di Mantova, il video acquisti di marzo, praticamente il budget che avevo già andato a puttare, comunque quello che dovevo comprare l'ho comprato. Spero vi sia piaciuto, fate qualche domanda, qualche consiglio su cosa comprare, qualcosa che vedete che non ho, scrivetelo nei commenti, ci sentiamo, ci rispondiamo, niente, per questo video è tutto, vi ringrazio, al prossimo video! Iscriviti al canale! Alla prossima! Iscriviti alla pagina Facebook. Perfetto.